perché ovviamente è stata la prima città italiana che io abbia conosciuto. Per arrivarci dalla casa di mia zia ci voleva solo un'ora, mi sembrava già un altro mondo. Le nostre gite in giornata erano diventate un appuntamento fisso nelle nostre vacanze e calavamo dalla Francia con una carovana di auto. La truppa era costituita dai miei genitori, me e i miei fratelli e le amiche di mamma, Carol e Katie. Mia nonna, che ci faceva spesso visita, insisteva per non essere esclusa e costringeva sua sorella ad accompagnarla. La zia. Loro arrivavano con un'auto a parte, ovviamente, dietro alla nostra, con mia zia ancora nervosa e furibonda. Carol e Katie. Spettacolare. Erano sulla quarantina. Carol era una ex insegnante di Manchester che poi aveva sposato un arabo molto molto ricco. Era fuori testa, fantastica. Indossava sempre una minigonna con una camicetta a maniche corte e scarpe con quei tacchetti. Aveva sempre un'aria accaldata e agitata. Katie, una donna inglese, aveva tre figli ed era divorzata. Indossava sempre scarpe basse e gonne fino alle caviglie. Da giugno a fine agosto si piazzavano fisse sulle loro sdraio alla Festival Beach di Cannes. Ma se andavamo a Sanremo, mollavano la vita da spiaggia per venire con noi. Bevevano discrete quantità di vino e saccheggiavano i mercantini in cerca di borse contraffatte. Un po' sbronze e scottate dal sole, barcollavano nelle stradine di Sanremo, cariche di Vuitton e di Valentino Falsi su entrambe le braccia, andando a sbattere contro le porte, cercando di sfuggire alla vista dei vigili. Per la mia famiglia, l'Italia era un posto perfetto. Le mie sorelle, così carine, con i loro bei sorrisi, si beavano dell'attenzione ricevuta dai uomini per le strade e nei negozi. Mio padre, che ha vissuto in Italia, parlava italiano ed aveva molto charme. Charme. Ecco, la cosa che proprio mi mancava a 12 anni era lo charme. Hai recuperato l'auto. Io ero goffo, un ragazzo tranquillo che ogni tanto scoppiava in un improvviso slancio espressivo, facendo sentire a disagio le persone intorno a me. I miei vestiti erano spesso confezionati per me da mia madre. Pantaloni coloratissimi, bretelle, camicie bianche a maniche lunghe e papillon. Ero a disagio con me stesso e sentivo che gli italiani erano a disagio con me. La cosa peggiore di Sanremo erano le viuzze all'interno della città. Andare su e giù per quelle stradine ripide nel caldo estivo mi faceva male alle gambe. Non che fossi molto grasso, ero solo rotondetto in certi punti. Le mie cosce si sfregavano e si irritavano col sudore, faceva malissimo. Ma il peggio era mia nonna, che sapeva delle mie cosce, in mezzo a tutti urlava: se ti fa male non c'è problema, ho portato la pasta fissa. Sentivo che il cuore si sprofondava e la faccia diventava rossa dalla vergogna. Fissa la crema allo zinco per lo sederino dei bambini, per le piaghe degli anziani. Non esattamente qualcosa che vorresti urlare ai 420.
Dio, come odiavo il saggio sportivo a scuola. Ovviamente cadeva puntualmente nell'unico giorno dell'anno in cui faceva caldo in Inghilterra, mentre tutti erano nel campo di atletica, correvo nei spogliatoi a passarmi del talco sulle gambe per alleviare l'infiammazione. E il risultato era che si impastava col sudore un pasticcio bianco non appena tornavo a correre. Strane macchie bianche apparivano sui miei pantaloncini, mentre i miei compagni, straniti, si domandavano cosa mai stesse scocciolando dal mio sedere. Invece, i ragazzi di Sanremo non avevano macchie di talco sui loro pantaloncini. Erano armoniosi e con la pelle liscia e mi mettevano una soggezione devastante. Facevo di tutto per evitarli. Anche i più giovani della mia stessa età sembravano adulti rispetto a me. In una delle nostre giornate a Sanremo, io e mia sorella Paloma riusciamo a scappare dal resto della comitiva, salendo dal lungomare in Corso Nazario Sauro. Poi su per via Bartolomeo Acquasciatti e da lì in corso Matteotti. Ci prendemmo un conno in una piccola gelateria e ce lo stavamo gustando lì per strada. Paloma si era appena tagliata i capelli a caschetto ed erano raccolti in una fascia con un fiocco giallo. Aveva 13 anni. Eravamo felici e assaprovammo la conquista della nostra piccola fuga. Di fronte a noi c'era un gruppetto di ragazze e di ragazzi adolescenti. Stavano sicuramente parlando di noi. Non appena capirono che ce ne eravamo accorti, cominciarono a parlare a voce più alta. I più crudeli parlavano direttamente a noi, che però non avevamo idea di cosa stessero dicendo, ma alzavano sempre di più la voce. Quelle che più mi davano sui nervi erano le ragazze. Sghignazzavano, guardando dentro le loro coppette di gelato. Davano retta ai ragazzi e ogni tanto commentavano, ma senza il coraggio di guardarci in faccia. Presi Paloma per un braccio e la portai via. Ci rifugiamo al cinema Ariston. Nessuno si controllò i biglietti e ci sedemmo in fondo alla sala guardando una versione doppiata in italiano di una commedia americana con Julia Roberts, totalmente incapace di capire anche una sola parola. Era tutto sbagliato. Le voci squillavano contente anche quando le facce erano tristi. Sembravano quei ragazzi per la strada. Che nervi. Ce ne andammo. Ma la gang era arrivato proprio fuori dal teatro. Stavamo lì, fermi a guardarci negli occhi. Presi Paloma per la mano, stringendola forte, urlai senza alcuna paura o vergogna. I hate you, Italy! I hate you! Vi odio. Maledetta mia zia, maledetta la carovana, maledetti i miei genitori, maledetta Sanremo, questi ragazzi, i loro sguardi, me e maledette le mie cosce.